Petti d'acciaio, e rientriamo in diretta e ovviamente diamo il buongiorno al nostro Mimmo Ferretti del Messaggero. Ciao Mimmo. Federico, buongiorno. Ubaldo, buongiorno, buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Eccoci qua. Ubaldo. Il tuo amico Max è una persona sincera o è un gran paraculo? No, ne stavo parlando, no, è vero. In che senso è vero? Qual è la risposta? No, cioè, paraculo è sincero. Tanto paraculo quanto sincero. È sincero nella sua paraculaggine. No, è sincero quando parla della Roma. Esatto, ma a lui gli piace molto la Roma, secondo me. O forse gli piace Roma, oppure gli piacerebbe allenare la Roma, non lo so, ma sorpreso molto, perché ho seguito in diretta la conferenza stampa di Allegri. Ma sorpreso molto quello che lui ha detto quando ha sottolineato le possibili avversarie del Napoli, cioè la Juventus, ma soprattutto la Roma, ha detto, ma soprattutto soprattutto che mi ha dato. Che cosa ha detto però anche? Non solo soprattutto. Ha detto che è una squadra che ha grande tenuta. La solidità. La solidità, grande tenuta, bravo, grande solidità, bravo, esattamente. Bravo. Quindi a me ha fatto molto piacere, cioè secondo me non può essere stato un omaggio così, cioè se parlate Napoli Juve, parli della Roma, vuol dire che lo credi veramente, non credo che abbia avuto deviare l'attenzione. Quindi mi fa molto piacere che si stiano accorgendo un po' tutti che esiste anche la Roma. Vabbè, meno male. Dobbiamo fare un po' di melina, anzi speriamo la faccia di Francesco, così vai, ritarda un pochino. In attesa di quello che ci dirà Di Francesco, che probabilmente qualcosa ce lo racconterà come sempre, no? L'argomento principe lo stiamo un po' già pastrugnando da ieri, no? Chic, Dzeko. Io ripeto quello che ho detto ieri, credo che sia anche l'opinione un po' vostra, insomma, se non ho capito male ieri, se facendo il riassunto. Dzeko gioca sicuro. Poi bisogna vedere se gioca anche Chic con Dzeko, se Chic sta in panchina e entra al posto di Dzeko. E la possibilità che due possano giocare insieme c'è, ma è una, come posso dire, una tentazione, un pensiero, una cosa ancora da valutare. Una forte tentazione, bravo. Io voglio ribadire una cosa, Federico. Non vorrei che si pensasse a Roma Spal come una partita d'allenamento, ecco. No, perché non vorrei che qualcuno pensasse anche a Roma Spal, allora possiamo far giocare questo, Emerson. No, le cose vanno fatte veramente per gradi. Emerson non è ancora pronto per giocare al primo minuto, io l'ho visto con la primavera e mi è sembrato, insomma, roba dei 10 giorni fa, mi è sembrato ancora un pochino in ritardo. Chic ha giocato 7-8 minuti in casa del Genoa, ma in un contesto anche particolare, nel senso che erano saltate tutte le marcature, come si dice in questi casi, no? Cioè c'era un discorso tattico abbastanza particolare, la Roma aveva un uomo in meno, entra questo giocatore fresco, un grande voglia di fare, ha fatto molto bene. Però poi va inserito in un discorso diverso, una squadra magari dall'inizio, quindi adesso noi stiamo raccontando tutte queste cose, no, Fede, Ubaldo, tanto mo all'1:30, 1:35 entra in campo Di Francesco e ci spiega tutto quanto. Ora noi ci divertiamo un pochino a pensare quello che potrebbe dire l'allenatore. Per me, se lui si sbilancia, dice che Dzeko gioca, poi magari sbaglio, Ubaldo, tu che pensi? No, per me non sbagli, Mimmo. Cioè secondo me gioca, non puoi tenere fuori un giocatore perché magari non segna, che fai, lo bocci o perdi? Non esiste, già che è uno dei punti di forza della squadra, cioè non credo che se Messi sta 3 partite senza giocare, cioè, se no metto un panchina Messi. Non sto facendo il paragone, Messi è come Dzeko è come Messi, sia chiaro, sempre per i soliti coglioncelli che poi dopo vanno lì, scrivono esattamente, si divertono, c'hanno niente da fare tutta la vita. Sto dicendo semplicemente che quando un giocatore ha un'importanza rilevante all'interno di una squadra, tu su quel giocatore fai affidamento sempre e comunque, anche se magari sta passando un momento così di appannamento, ma che credo che sia stata Guido, Federico aiutami, dal fatto che la Roma abbia pareggiato la partita in casa del Genoa dopo aver perso quella in casa del Atletico di Madrid. Perché prima di queste due partite la Roma aveva fatto una serie di partite consecutive che aveva sempre vinto, nonostante Dzeko fosse rimasto a secco. Sì. Poi improvvisamente ci siamo dimenticati un po', o meglio, qualcuno si è dimenticato che la Roma aveva vinto anche senza gol di Dzeko. Improvvisamente la Roma perde una partita e ne pareggia un'altra, allora il digiuno di Dzeko diventa un problema. Mettiamoci un pochino d'accordo, se era un problema adesso lo era anche prima quando la Roma vinceva. E io sono convinto che non sia un problema per la Roma, è un problema più per Dzeko in questo momento che per la Roma, sei d'accordo Ubaldo? Sì, confermo. Perché il giocatore ha bisogno del gol, ha bisogno di ritrovare il sorriso, ha bisogno di recuperare un po' più di fiducia in se stesso, è un attaccante, lo sappiamo bene tutti, insomma, se non fa gol è triste, ci sono dei periodi in cui tu
fai di tutto per far gol e non ci riesci, poi magari ti sbatte il pallone addosso, vai dentro e fai una doppietta, ecco, quindi è un mestiere piuttosto particolare quello dell'attaccante. Io non creerei un problema a Dzeko, e sono convinto che Di Francesco non vuole creare un problema a Dzeko, quindi lo creerebbe nel caso in cui non lo facesse giocare, è chiaro il discorso, Fede? Quindi io mi aspetto Dzeko in campo, ma tanto all'1:30 prendiamo il sorrisetto compiaciuto, la pernacchia da parte di qualcuno, visto che sicuramente Di Francesco ci aiuterà a risolvere questo indovinello. Poi io insisto su Edin Dzeko, in realtà, Mimmo, per me diventa un problema nel momento, al di là del gol che poi tornerà naturalmente, come dice Di Francesco, ma nel momento in cui cala la sua partecipazione, la convinzione, l'intensità al gioco della squadra, quello può essere un problema. E in effetti fra Madrid e Genova qualcosina da questo punto di vista si è visto. Assolutamente d'accordo con te, assolutamente. Però noi, io penso ogni tanto, che ne so, nella mia mente bagata, che ne so, questo c'è. Delle volte, Mimmo, scusa, c'è un po' di pigrizia anche, no? Sì, no, no, però. Hai capito? Perché, sì, assolutamente sì. Però mi chiedo come mai un giocatore possa attraversare un periodo come questo, non lo so, cioè, io nella mia mente bagata, lo ripeto, penso, questo c'ha due ragazzini piccoli, uno c'ha un mese e mezzo, magari ne dorma la notte, ha scambiato il giorno che la notte, sta tutta la notte sveglio, non riesce a riposare, si allena male. Pensa che ragionamenti le faccio, perché ti faccio il ragionamento di chi cerca di andare un pochino più a fondo della situazione, magari non è sereno perché c'ha i galli ai piedi, che ne so, capito, Federico? Sì. Noi facciamo sempre il discorso, non segna quindi è una pippa, no. Se uno non segna dopo che ha sempre segnato in vita sua, l'anno scorso ne ha fatti 39, io vorrei che qualcuno non se lo dimenticasse mai, nel senso che se uno è buono a giocare a pallone non è che se lo dimentica, può avere un periodo in cui magari gioca meno bene per tutta una serie di circostanze, evidentemente c'è una motivazione al di là del fatto che lui non segna e lo vediamo un pochino più pigro, ha ragione Ubaldo, lo vediamo un pochino meno partecipe nel discorso di manovra collettiva, questo è tutto vero, però ci deve essere una spiegazione. Una parte di spiegazione, secondo me, è la mancanza del gol. Un'altra potrebbe essere anche un pochino di stanchezza. Dzeko ha sempre giocato, Baldo, l'abbiamo detto mille volte. Alex, Dzeko e Kolarov sono i tre intoccabili che non esaltano una manco se ti ammazzi. E probabilmente a gioco lungo occorre anche avere così la capacità di riconoscere un pochino di stanchezza. Ma non è colpa sua se la giocate sempre, perché De Frel stava più in infermeria che in campo. Schick, manco ne parliamo, quindi... Se vogliamo, Dzeko è stato costretto ad andare sempre in campo. Ecco perché io dico non può essere un problema. Semmai c'è da andare a capire come mai negli ultimi tempi non ha partecipato, non era così cattivo, era un pochino più pigro e tutte queste cose qui. Ma non può rappresentare un problema uno come Dzeko, assolutamente. Ti sei fatto un'idea, Mimmo, un po' della formazione al di là di Schick? Mettiamoci Schick dentro. Schick con Dzeko o senza? No, no, con Dzeko, io penso, ah, penso così. Non lo so, ne abbiamo parlato tante volte quest'estate, ti ricordi Ubaldo quando abbiamo detto la Roma ha preso Schick, chissà come giocherà, magari non farà 4-3-3, insomma, il tuo amico Marco Giampaolo, che io è un allenatore che stimo profondamente, perché se non altro perché non c'ha atteggiamenti da star, adesso tu aiuti, magari mi sbaglio, Ubaldo lo conosci, io non lo conosco assolutamente, mi sembra una persona normale che fa un mestiere particolare, però riesce ancora ad essere una persona normale inserita in un sistema dove perdi facilmente la testa. Che cosa ci ha raccontato nell'intervista? Credo che ne abbiate parlato, perché avete parlato dell'intervista di Totti, avete parlato anche dell'intervista di Marco Giampaolo. Ma queste sono cose, quelle che ha detto Giampaolo, le ha dette in qualche modo Di Francesco in altra maniera. Perché in altra maniera, Ubaldo? Perché Di Francesco è l'allenatore della Roma, quindi è l'allenatore di Schick, e in qualche modo deve preservare il suo giocatore. Quindi Di Francesco non ti ha mai detto non può giocare da esterno destro, ti ha detto sempre Di Francesco, cogli la piccola ma sostanziale sfumatura, Schick è un ragazzo che lo scorso anno ha fatto bene quando è partito dalla destra, ok? Devi ricordare queste parole, Federico? Sì, sì. Ha sempre detto così Di Francesco, che è un po' dire non può giocare esterno destro, anche perché noi vediamo quello che fanno gli esterni destri d'attacco, l'esterno sinistro d'attacco con Di Francesco, fanno un lavoro infinito che probabilmente Schick non ha nelle sue corde, no? Ok, perfetto. Quindi non è un esterno destro, e allora pensavamo in estate, magari lo stiamo ripensando anche adesso, ad una modifica di ruolo, non tanto di Schick quanto di un cambiamento, anche se parziale, di modulo. Ok, per cercare di sfruttare al meglio le due punte che possono giocare una davanti all'altra, una accanto all'altra, una un pochino più stretta, una un pochino più larga, una che gira intorno e cose di questo genere. Quindi
si diceva in quel tempo difesa a 4 sempre, perché Di Francesco non sgarra, da lì non si muove, un centrocampo a 3, ok, e anche lì ci siamo, e invece di trovare due esterni trovi un trequartista, e Ubaldo, questi sono i ragionamenti che facevamo, sì, davanti, ok. Alla luce di quello che abbiamo visto adesso, fino ad adesso anzi, è difficile pensare, ad esempio, che Di Francesco possa rinunciare ad uno dei due esterni, o quantomeno possa, semmai, qualora avesse voglia di giocare questo 4-3-1-2, che non è un 4-3, che nei numeri Federico fa lo stesso, fa la stessa somma, però è una disposizione tattica diversa. Noi possiamo sempre ipotizzare tre centrocampisti, però potremmo vedere la figura del trequartista, un giocatore che lì ci ha giocato praticamente mai, e io mi sto riferendo a Perotti, ok? Allora io chiedo a Ubaldo, un'eventuale Roma con difesa a 4, tre centrocampisti, sceglieteli voi quelli che vi fanno più comodo, ovviamente non De Rossi perché è squalificato, più Perotti trequartista e Dzeko e Schick a fare due punte davanti, è una Roma troppo sbilanciata, Ubaldo? No, assolutamente. Anche perché poi questo significa dare i numeri, cioè quello che sto facendo io. Sì, poi sì, in campo sì, tu sì, fai un'altra cosa, perché il trequartista ovviamente non fa il pappone, ma si mette a fare il quarto. Ma può giocare, può giocare, perché in campo ovviamente. Parlando qualche tempo fa, parecchio tempo fa, anche con Eusebio Di Francesco, così si parlava del più del meno, anche con una diversità di uscita, giocando con Schick e Dzeko insieme, senza rinunciare a uno degli esterni che può essere Sciaravi, Perotti, insomma, soprattutto sul lato sinistro, visto che Schick parte, ama partire dal lato destro, destra, non come ala, ma dalla, dalla destra. E l'uscita del centrocampista, sempre mantenendo un centrocampo a tre, è diverso, cioè lì deve uscire molto di più un centrocampista, e quindi deve avere un centrocampista con una gamba, un sostegno particolare, cioè certo, deve essere, capito? Maradoneta. Sì, deve essere una bella maratoria, insomma l'uscita è diversa, non costringe tanto, però può nello stesso tempo partecipare alla fase difensiva, in che modo andare a pressare subito l'avversario quando l'avversario sta costruendo la manovra, a dare fastidio come fa adesso la Roma, cioè non è che sa nulla proprio in anche questo perché, sai che mi è venuto in mente Federico? Sì. Qualche tempo fa, quando l'allenatore della Roma era Zeman, parlo del secondo Zeman, Zeman ha provato a far giocare il 4-3, il suo 4-3, con i tre attaccanti davanti che erano Destro, Osvaldo e Totti, te lo ricordo. Quindi non era un 4-3. Era una cosa abbastanza strana. Un ibrido, sì. Perché lui non voleva assolutamente rinunciare a Osvaldo, Totti neanche te lo dico ovviamente. E Destro, che rappresentava, avrebbe dovuto rappresentare un pochettino il fiore all'occhiello di quella nuova Roma che stava nascendo, trovava spazio soltanto giocando da attaccante di destra. Ovviamente, sì, che rientrava poi col piede, magico. Ti ricordi, Ubaldo, cioè la resa non è stata quella che qualcuno pensava, perché Destro non aveva le caratteristiche per fare l'esterno, quindi ne veniva fuori un quadro tattico piuttosto complesso, anche un po' troppo ingarbugliato, che potrebbe eventualmente ripetersi nel caso in cui Di Francesco optasse per un discorso di Schick, Dzeko più un altro esterno sinistro di un certo tipo. Quindi, proprio per evitare questo, dato che se tu non ce l'hai dentro puoi anche partire da lì, ma ci puoi anche partire facendo la punta centrale o giocando insieme ad un'altra punta, io penso, reputo, ma magari mi sbaglio, però chiedo questo anche il vostro conforto, il vostro consiglio, il vostro parere, che qualora la Roma, quindi Di Francesco, avesse intenzione di impiegare Schick e Dzeko contemporaneamente, avrebbe bisogno di giocare con un trequartista e non con un 4-3-3. Ecco, mi spiego? Sì, 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 no, questo è abbastanza chiaro. Un 4-3-1-2, ecco, tutto qua, molto semplice. Allora, un attimo di pazienza, Mimmo, torno da te fra pochissimo, parliamo un po' anche di Francesco Totti, perché dice tantissime cose. Però volevo completare questo. Sì, no, completiamo Mimmo. Questo discorso. Baldo, c'era una cosa che volevi. Sì, Mimmo. È caduto? Ok, fra pochissimo allora, subito sì, con noi. Intanto ti dico che Damiano Tommasi ha apprezzato tantissimo Francesco Totti e la sua segnalazione per il nome nuovo del calcio italiano, e ha citato una frase di Boscovo, che i fuoriclasse sono quelli che vedono un sentiero dove le altri trovano un muro. In quel caso riferimento sul campo, ma nel caso di Francesco, di Totti e Tommasi, è proprio un fatto di Mimmo, di competenza.
Sì, volevo confrontarmi e continuare anche il discorso su questo 4-3-1-2, no? Sì, quindi tu poi in quella posizione da trequartista, mi pare che hai proposto, la tua idea era Perotti? Sì, esattamente, perché mi serve in Angolan magari un pochino più a centrocampo proprio per supportare tre attaccanti, per quel discorso che facevi di sostanza a centrocampo, sì. Ma anche facendo riferimento alla squadra di Zenamo con Totti che partiva anche da destra, no? È partito giocando il 4-3 con destra e Osvaldo, però erano caratteristiche diverse. Molto qui diverse, qui abbiamo giocatori che vanno già a pressare l'avversario, sono predisposti, perché altrimenti se non lo fai non puoi regalare neanche un giocatore ogni partita, uno ogni tanto lo puoi regalare, ma gli altri devono lavorare. Ma però potrebbe essere anche un 4-3-3 con Schick e Dzeko e un esterno, parlo del lato sinistro che può essere Perotti o Esciaraui, che sono portati anche nella fase difensiva, cioè come caratteristiche ce l'hanno, cioè Perotti è uno che ti rientra da sostegno e sa apprezzare anche alto, e Esciaraui anche lui ci ha dimostrato. Assolutamente sì. In questo la senso. Paura semmai mi alza a destra, Baldo. È a destra che ti dicevo, parlando tanto tempo fa, si parlava di come si può avviare alle caratteristiche di avere un giocatore come Schick, perché poi le studi, no? Di là c'hai, puoi avere Esciaraui se ci gioca, c'hai De Frelle, quindi non hai problemi, e l'uscita della mezzala è totalmente diversa. Dovresti lavorare su una su una giocata forzata, in questo senso, dell'uscita di un centrocampista, o dipende poi dalla disponibilità tattica dell'avversario, o anche una pressione alta del terzino, molto più alta. Sì, esattamente. Però si può fare, detto, ma no, sì, se mentre si può fare. Stavi parlando, lo sai chi mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente Mamo Salah. Che rientrava fino a un certo punto e poi... Bravo, era un atteggiamento tattico diverso rispetto a quello della Roma attuale, però Salah non andava a fare quello che ti fanno adesso Esciaraui o Perotti da una parte e dall'altra. No. Quindi è chiaro che Spalletti aveva trovato una soluzione particolare per permettere a Salah di fare un pochino quello che voleva, proprio per sfruttare al meglio le caratteristiche di Salah. Spalletti aveva deciso di mettere ad esempio una difesa a 3 o 3,5, quante volte ne abbiamo parlato, Federico? Sì. È stata quella un'intuizione ovviamente brillantissima. Io immagino che il discorso che ha fatto adesso Ubaldo, che non ha dato numeri ma ha dato nozioni di calcio, possa essere più o meno simile a quello, cioè magari tengo la difesa a 4 ma tengo l'esterno che sta sulla fascia di Schick, che è uno che è poco portato a fare contenimento, un pochino più alto, che se poi immaginate facendo proprio i disegnini su un pezzo di carta, vedrete che questo atteggiamento eventuale somiglierebbe molto a una difesa a 3, anche se poi non è a 3. Però gli somiglierebbe molto, quindi poi alla fine diciamo che la soluzione, come dice Ubaldo, se tu vuoi trovarla la trovi. Io personalmente penso che se tu vuoi continuare a giocare il 4-3 in questo modo va benissimo, se però vuoi invece dare un'alternativa diversa, tenendo più dentro al campo un calciatore come Perotti e avendo davanti a lui due giocatori come Dzeko e Schick, potrebbe essere una soluzione diversa, forse innovativa. Però non troppo nelle corde di Francesco, che magari è una cosa che deve provare tanto. Andresti ad intasare un pochino il centro, questo me ne rendo conto, Ubaldo. Mentre invece magari con gli esterni dai più ampiezza al campo, puoi cercare di allargare maggiormente il campo, quindi avere più spazi, soprattutto contro una squadra che probabilmente si metterà lì e ti farà muro, no? Questo io penso che farà la spada, giusto Federico? Perché sì, viene qui per difendere. Sì. E quindi però questa è una soluzione su quale secondo me si può lavorare, magari non domani, perché domani forse, qualora Di Francesco avesse intenzione di mandare in campo Schick e Dzeko contemporaneamente, probabilmente continuava col 4-3, però avendo a disposizione questi giocatori, la rosa della Roma è una rosa importante, questo è bene che noi ce lo ricordiamo sempre, che ti offre più opportunità, magari non immediate, perché poi sono cose che devi provare, perché un conto è giocare col trequartista, un conto è giocare senza il trequartista, ti cambiano tante cose, Ubaldo, no? Perché noi facciamo presto dai numeri, poi però in campo ci devono. Noi facciamo sempre i faciloni. Ma che ci vuole? Metti uno lì o sposti del pan? Sì. Non è così, assolutamente. Anzi, se fosse vero questo, probabilmente Federico l'allenatore sarebbe uno scriteriato, uno che dice sì, ma che me frega, ne sposto uno, ne metto un altro, tanto che sempre 11 so. In realtà la Roma allenatore, per fortuna, non scriteriato, uno molto, molto, molto serio, che studia fino a fondo le cose, e quindi probabilmente ci saranno delle soluzioni diverse. Però a me personalmente, come gusto, l'ipotesi di vedere
Shaq e Gigo insieme con un trequartista affascina, diciamo così, affascina molto. No, no, sicuramente. Senti, Mimmo, le parole di Francesco Totti, l'avrai letta, sì, questa bella lunga intervista firmata Val di Serri dell'Era su Corriere della Sera. Sì. Ti chiedo un'impressione generale, cosa ti ha colpito? Diciamo intanto un aggiornamento, ci sono state le parole di apprezzamento attraverso Twitter, credo, di Damiano, di Damiano Tommasi, che cita Boskov per... Esattamente. Ma Boskov è quello vero, non quello che è un fake molto quotato sempre su Twitter, insomma, tu sai che c'è un account Twitter molto molto seguito che segue un po' le orme di Bugiani Boskov. Sì, allora ho letto quello che ha detto Totti riguardo il futuro della nazionale, il futuro della Federcalcio, ho letto con grande attenzione, mi ha fatto molto piacere che ha fatto riferimento a due ex compagni di squadra, perché non perché lui conosca quelli, attenzione, lui ha fatto il nome del presidente della Società Italiana Calciatori, mettiamola così, certo. Lui ha fatto il nome di Damiano, che poi è Tommasi, ma è anche il presidente della Società Italiana Calciatori, ha fatto il nome di un allenatore cacciato dal Milan, non ha fatto il nome di un amichetto suo che allena una squadretta all'Euro, quindi ha fatto i nomi sì di due ex compagni di squadra, ma ha fatto i nomi di due fior di professionisti, anche se non so se Damiano possa essere considerato un professionista facendo il presidente della Società Calciatori, però lo fa benissimo, è un uomo che ha idee molto chiare. Io ti dovessi dire, se fossi chiamato ad esprimere un giudizio, probabilmente direi, per quello che riguarda il discorso della federazione, è quello che ha detto Totti, cioè Tommasi è uno che non può stare fuori dal mondo del calcio, o comunque non può non avere un ruolo che gli consenta di mettere a disposizione tutta la sua esperienza, anche la sua intelligenza, se mi consentite, la sua modernità, se si può usare questo termine, Federico, nel senso che troppa gente che ha fatto il tempo suo probabilmente in Federcalcio, che hanno idee antiquate, che stanno lì perché fanno parte di un certo discorso di lobby, di giro d'amicizia e cose di questo genere. Tommasi sarebbe devastante all'interno di un movimento come la federazione, però io ricordo quando qualche anno fa, lo ricorderete anche voi, venne candidato alla presidenza del CONI un certo Giovanni Malagò, lo ricordate? Sì. Che era semplicemente, senza offendere, insomma, semplicemente il modo di dire, il presidente del circolo Canonchiere-Aniene, ok? Sì. Contro un personaggio come Gianni Petrucci, che era la rappresentazione dello sport italiano da anni, che veniva dietro tanti anni di altri personaggi come lui, e sembrava una cosa rivoluzionaria, ma te pare che Malagò potrà diventare presidente del CONI, eccetera, eccetera. Insomma, poi Malagò presidente del CONI è diventato, adesso con risultati poi decidete voi, positivi, negativi, comunque una botta l'ha data, no? Un certo tipo di sistema. Ecco, anche coloro che dicono adesso magari no, Tommasi è troppo giovane, è troppo coso, io credo che la Federcalcio, per come sta messa, e tutto il movimento complessivo, abbia bisogno di qualcuno che veramente infranga tutte, non le regole, però infranga qualche muro, qualche vetrata che vada al di là di quello che oggi non si vede, perché c'è gente che sa perfettamente cosa fare ed eventualmente con chi farlo. Discorso diverso invece per quello che riguarda Montella. È diventato un candidabile, però. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Cioè, io ne penso, se io dovessi dire chi vorresti in federazione, non so se come presidente, non so, ma io Damiano Tommasi ce lo metto. Quello sicuro. Perché ogni volta che lo sento parlare mi fermo lì e non dico che mi incanto, però lo sto ascoltando con grande attenzione. O lui è un grande affabulatore, è un grande paraculo, Federico, aiutami te, oppure è uno che conosce le cose, è uno che insomma ha dimostrato una rettitudine morale a prova veramente de bomba nel corso degli anni, e io tendo un pochino, anche se poi qualcuno mi potrà dire però quando era giocatore della Roma corta è nato col pigiama da Franco Sensi a chiedere i soldi, e lì però ognuno faceva il suo mestiere, lui faceva il mestiere del calciatore e dall'altra parte c'era un presidente che faceva il mestiere del presidente. Però ti dicevo, Montella, su Montella che Ubaldo lo sa, a me risulta essere fra i candidati per la panchina dell'Italia, ma lo era anche prima che venisse cacciato. E poi non è un tecnico libero Montella, vorrei ricordarlo che il Milan, la sua grandezza manageriale, in estate ha rinnovato per 2 anni il contratto a Montella. Bei soldini, per dare forza all'allenatore, si dice esattamente, così. Esattamente. E c'era, e contemporaneamente, lo ripeto, hanno assunto Gattuso come allenatore della Milan Primavera, non a caso. Sì. È chiaro tutta la faccenda, tutto il discorso? Benissimo. Quindi Montella non lo so. Però io voglio anche fidarmi un pochino di quello che dice il capitano, perché se dice delle cose su Tommasi sono d'accordo al 100%, su Montella
95%, diciamo così, anche perché poi Ubaldo, tu lo sai che Carletto non verrà mai a fare allenatore della nazionale, giusto? Penso proprio di sì. Cioè pensi di sì che non verrà mai? Certo. Perché diciamo il suo la sua parcella non è esattamente in linea con quelle che sono le regole federali. Ma detto tutto questo, Montella rappresenterebbe sicuramente anche in questo caso, Federico, una sorta di innovazione, ma positiva. Cioè Ventura sta a Zanzibar a far bagni al sole con occhiali da sì, l'abbiamo visto, no? Sì. Esattamente, anche dentro l'acqua, perché non vuole essere riconosciuto, non vuole avere nulla a che fare. Mi raccontano che non parla con gli italiani, fa finta di non capire queste cose meravigliose, perché tanto che gli frega, 875.000 vanno via, l'ha presi. Ci può rimanere in Zanzibar, penso, con quei soldi. Ma quello che mi riguarda, sì, basta che non allenerà mai un'altra squadra in Italia, poi sono problemi suoi. No, ti dicevo dell'intervista di Totti, io non ho capito una cosa però, o forse mi è sfuggita, aiutatemi voi. Io non ho capito esattamente qual è oggi il mestiere di Totti. Io speravo di capirlo attraverso l'intervista, ma non l'ho capito. Che mestiere fa oggi Totti? Provo a darti una risposta io, Mimmo. In Vai. Attesa che ci sia la firma, peraltro, sul contratto da dirigente. Però guarda, mi dicono tutto questo aspetto, mi dicono che la firma c'è stata. Ah, ok, allora. E che, aspetta, poi io ho chiesto perché non è stata pubblicizzata l'avvenuta firma, perché non è stato dato un annuncio. Mi è stato anche detto che non c'era bisogno, perché era una cosa talmente scontata e vecchia, che risale ormai un paio d'anni, che sarebbe stato pleonastico dare l'annuncio in via pubblica. E del resto l'annuncio di Totti dirigente lo dà lui stesso quando va tutte le partite in tribuna accanto a Monchi. Mi pare faccia non il team manager, perché quello c'è ed è Morga De Sattis, è il direttore tecnico della Roma. No, non lo so. Dici di no? Non lo so. Mi pare un collante fra comunque sia parte proprio di spogliatoio, giocatori. Oggi è direttore tecnico, poi diventa dirigente, poi diventa consigliere dell'allenatore, poi diventa supporto. Forse allenatori però anche, perché poi certamente ha smesso. No, ha lasciato. A me sembra direttore tecnico. Non è un po' quello che è stato Bruno Conti nell'epoca lì con Pradè, prima che arrivasse Montali, quel periodo lì. Io vorrei che... No, Montali. Lo sai che si è dato al golf adesso, sì, no? Sì, cioè, sì. Lui è l'eminenza grigia del Ryder Cup 2022. No, voglio dire che mi sarebbe piaciuto insomma capire da lui, dalle sue parole. E io adesso sto facendo questo o quest'altro. Probabilmente devo dire una cosa, che lui non è stato capace di dirlo, perché probabilmente non lo sa bene ancora nemmeno lui quello che sta facendo oggi nella Roma, perché però mi pare che di aver capito che ha grande libertà di muoversi, no, nel senso mancherebbe pure che ce l'avesse, però Ubaldo, stiamo a parlare di Francesco Totti, nel senso che ho capito, ma non è che va là e riempie solo la stanza e col entra l'ufficio dei Monchi, credo, e se stanno a chiudere un contratto vede come si sviluppa un contratto, entra dentro lo spogliatoio, diciamo, allora, ecco, penso questo, no? Diciamo allora una cosa, che secondo me lui sta ancora studiando bene quello che deve fare da grande. Questo mi sembra una cosa importante, mi sembra un dato di fatto molto importante, nel senso che lui quando fece l'intervista prima di questa a Roma TV qualche tempo fa, ve lo ricorderete, no? Sì. Lui disse: io sarò a disposizione della società da 360 gradi, dall'ultimo giocatore della primavera o del settore giovanile, diciamo così, fino alla prima squadra. Chiunque avrà bisogno di me, avrà bisogno di un consiglio, di qualcosa, io sarò lì pronto a dargli una mano. E credo che stia succedendo questo. Però io non ho ben ancora capito qual è l'etichetta. Ecco, se esiste un'etichetta, io questa non l'ho capita, ma forse ancora non ce l'ha. Probabilmente ce la daranno, oppure non ce la danno, Fede, visto che non ci hanno detto nemmeno che ha firmato, probabilmente non ci diranno nemmeno mai quella sua etichetta. La cosa importante però è una soltanto, per quello che mi riguarda, che Totti sta nella Roma. E che Totti ancora rappresenta qualcosa di importante per la Roma, senza mancare di rispetto a nessuno. Se tu vai nei Roma Store, ti fai un giro e chiedi qual è la maglietta più venduta, è ancora quella di Francesco Totti, con un grande recupero sotto questo aspetto. Lo sapete di chi? Che sta, non dico arrivando alle cifre di vendita della maglietta di Totti, Nainggolan? Bravissimo, bravissimo. A te credo. Bravissima. Anche come immagine, uno che affascina molto. Io ti posso dire l'esempio di due delle mie figlie, insomma, le più piccole, che sanno sì e no qual è il gol, eccetera. Nonostante hanno un padre come te, ma io non ne parlo, sinceramente, evito. Però loro conoscono Nainggolan, vogliono sapere il taglio di Nainggolan, i capelli di Nainggolan. A proposito di questo, bravo, ti stavo dicendo che un altro eroe, diciamo, dei bambini, quelli un pochino più piccolini, diciamo una fascia che arriva forse a 12-13 anni, un altro di lei è El Shaarawy.
Sciarai piace tantissimo ai bambini, se non altro perché con questi capelli, sta cresta, c'è un po' le sembianze di un fumetto. E quindi i bambini vengono. E tutti i bambini si sono mangiati Ringo in questi anni pure. Probabilmente. C'è Eusebio Di Francesco. Vai. Ciao vai, Mimmo, vattelo a seguire. Fate conto. Domani, se Dio vuole. Grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. Noi andiamo in pausa, dai.